Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con gli speciali del TG. Ripartiamo dalle infrastrutture. Questo è il titolo che abbiamo dato allo speciale di questa sera. Sarà l'argomento principale, ma non sarà il solo argomento che tratteremo, perché noi vogliamo darvi anche quella che è la fotografia del momento, dell'attualità, della politica italiana. E ci sono tante cose che sono successe da una settimana a questa parte, delle quali parleremo. Lo faremo come sempre con ospiti in studio e in collegamento. Inizio a salutare chi è con me qui in studio. Buonasera a Claudio Siciliotti, economista. Buonasera Siciliotti. Buonasera. Buonasera Isabella De Monte di Azione, il partito di Calenda. E buonasera Mauro Di Bert, progetto FV. Buonasera. Consigliere regionale. E vado subito a collegarmi con Milano, Pietro Senaldi, direttore editoriale di Libero. Buonasera, direttore, ben ritrovato. Buonasera. E buonasera a Giovanni Marzini, direttore di IS Magazine, collegato da Trieste. Buonasera. Buonasera a tutti voi e a chi ci sta seguendo da casa. Buonasera. Allora, esaurito il giro delle presentazioni e dei saluti, vado subito da Pietro Senaldi per iniziare con la strettissima attualità. Intanto vi mostro una notizia che è poi un concetto espresso da Matteo Renzi, che vedo sul sito dell'ANSA di poco fa. Renzi, se cade il Conte bis, un nuovo governo, no il voto. Partiamo da questo, ma partirei anche da altro, Senaldi, cioè, visto quello che è successo in settimana, tutto ha ruotato un po' intorno a Matteo Renzi, alle sue minacce al governo con Conte che tiene testa e dice no, io non voglio essere sotto scacco di Matteo Renzi, si può dire che siamo arrivati al punto più vicino di una crisi di governo per quanto riguarda il Conte bis? Non credo, credo che ci saranno altri capitoli di questa telenovela e che il peggio debba venire. Nel senso, anche se riuscissero nei prossimi giorni a trovare un punto d'accordo, questo accordo non avrebbe assolutamente valore definitivo, ma diciamo così, tempo qualche settimana, se non anche meno, tornerebbero a ridiscutere, no? Mi sembra che Renzi stia già pensando ad attaccare il reddito di cittadinanza e poi litigheranno sulle autostrade, litigheranno sulle opere pubbliche, che è proprio il tema della trasmissione. Insomma, Renzi e Conte non si pigliano, Italia Viva e i 5 Stelle non si pigliano, Renzi e Italia Viva, il PD e Zingaretti non si pigliano, quindi possono andare avanti anche fino a fine legislatura, se prevale l'interesse di bottega, ma certo sarà un percorso travagliato. E allora, Renzi dice da giorni, molti nostri senatori sono avvicinati da inviti a lasciare Italia Viva, vediamo ancora l'agenzia, se 10 senatori di Italia Viva passassero dall'altra parte ci sarebbe il Conte Ter, terzo governo in 3 anni con terza maggioranza diversa, io non ci credo, anche perché conosco i senatori di Italia Viva e non ne vedo 10 pronti ad andarsene, per me non hanno i numeri e se ne stanno accorgendo proprio in queste ore, ma se avranno i senatori che stanno cercando i numeri per il Conte Ter, noi saremo felicemente all'opposizione, così Matteo Renzi nella sua e-news. E andiamo a Trieste da Giovanni Marzini per chiedere anche a lui un parere su questa situazione, su quello che sta accadendo e quella che è la situazione che è data poi anche da queste ultime dichiarazioni di Matteo Renzi. Marzini, lei cosa ne pensa? Ma io mi trovo sostanzialmente d'accordo col direttore di Libero. Penso che questa guerriglia sia iniziata da diverso tempo e non è, credo, certamente sulla prescrizione, che è un tecnicismo giuridico che la gente sostanzialmente non capisce, possa cadere un governo. Il presidente Mattarella è stato molto preciso a riguardo, ha fatto capire che la sua pazienza, già messa duramente alla prova tempo fa, potrebbe finire, e quindi dopo non occorre che lo dica Renzi, ma dovesse andare in crisi il Conte bis, penso che ci sarebbe poco spazio per un Conte ter. Ma io continuo ad insistere sulla credibilità già fortemente erosa del mondo della politica. Come lo vogliamo spiegare con i problemi che abbiamo in questo paese, una crisi di governo
su quanto sta accadendo e su quanto si è discusso in queste settimane. Ha ragione anche Senaldi, per questo mi trovo d'accordo col direttore di Libero. Passata questa ne troveranno un altro. Ci sono tanti problemi al di là del coronavirus che economicamente rischia di, non dico mettere in ginocchio anche la nostra economia, sicuramente dare un duro colpo. Quindi francamente a monte di tutto questo faccio una domanda e sono curioso di sentire anche gli ospiti che avete in studio, ma conviene veramente a qualcuno andare a votare a breve, ammesso e non concesso che si possa andare, perché forse la prima data veramente utile sarebbe quella di settembre, quindi diciamo che il Vietnam è destinato a continuare, purtroppo per il nostro paese, purtroppo per la nostra economia, ma credo purtroppo anche per la credibilità della nostra politica. Beh, sicuramente a Renzi non conviene andare al voto, anche i numeri ce lo dicono, perché gli ultimi sondaggi, la scorsa settimana ne abbiamo visto uno, lo davano sotto il 4%, dunque è chiaro che punti ad andare avanti pur remando per un governo diverso, che però, secondo quello che pensa Renzi, non dovrebbe essere composto di nuovo, non dovrebbe essere guidato di nuovo da Conte, quindi un Conte ternò, un nuovo governo sì e non il voto, quindi vuole la botte piena e la moglie ubriaca, come si vuol dire. Partirei da Isabella De Monte, lei di Azione, lei è stata renziana, adesso è con Calenda, molto più vicina al Partito Democratico rispetto alla scissione, alla separazione netta che Renzi ha voluto. E quindi davvero, al di là di questo, in tal senso, qual è il suo pensiero su quello che hanno detto anche Senaldi e Marzini? No, se ci ricordiamo, in realtà Azione è nata proprio in contrapposizione all'idea della nascita di questo governo, quindi è vero che una crisi in questo momento sarebbe negativa per l'Italia, proprio anche devo dire per i segnali che stanno arrivando dell'economia che non sono incoraggianti, e non lo sarebbe neanche, giustamente è stato detto, per la nostra percezione d'Italia a livello anche europeo, perché cambiamo continuamente governo, quindi questo non è assolutamente ben visto. D'altra parte però dobbiamo anche dire che le visioni già interne a questa maggioranza, senza considerare in questo momento Renzi, ecco, che fa parte ovviamente della maggioranza, ma è una maggioranza critica, ecco, le posizioni di queste parti sono abbastanza significative. Allora, io ho vissuto la realtà a livello europeo, quindi ho visto come si è votato rispetto ad alcuni argomenti, alcuni aspetti, come ad esempio le reti TEN-T, quindi i corridoi europei. Ci sono posizioni totalmente opposte tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che per la decrescita è contraria alla Torino-Lione. Vorrei ricordare, ad esempio, visto che siamo in ambito giornalistico, la tutela del diritto d'autore, copyright, ecco, c'è una direttiva che attende di essere recepita a livello italiano. E qui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno votato in senso opposto. Pensiamo agli accordi commerciali, anche su questo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ci sono visioni opposte. Allora, quanto potrà durare questa alleanza che si è voluta per tutto sommato mantenere in vita sì un governo, ma alla fine si basa molto su così accordi che sono veramente fragili e transitori, ma alla fine i nodi vengono al pettine, e quindi quando si dovrà decidere ad esempio sulla revoca delle concessioni, su appunto il recepimento delle direttive, sulle posizioni degli accordi commerciali e molte altre cose, ecco, io mi domando quale sarà la parte che alla fine dovrà recedere, se deciderà di recedere, oppure si troverà l'occasione appunto per ribaltare il tavolo e quindi purtroppo, ecco, rimettere la questione nelle mani del Presidente della Repubblica. Stiamo vedendo in questione le immagini che accompagnavano le sue parole. Certo è che Mattarella, fin quando c'è una maggioranza in Parlamento, può fare poco, perché non è che può mandare a casa il Parlamento e sciogliere le Camere di fronte ad una, e quindi molti che tirano un po' per la giacca Mattarella lo fanno, secondo me, anche un po' in modo strumentale. Di Bert Sicilotti, poi vengo da lei, così introduciamo anche l'argomento della serata. Di Bert, lei che cosa pensa di questa situazione? Conviene a qualcuno veramente andare al voto, oppure questa non convenienza, come mi sembra di capire ci sia un po' da parte di tutti i partiti che sono sulla scena in questo momento al governo, ci porterà ad andare avanti così e a trascinarsi i problemi anche? Ma guardi, per me, io credo tutti immaginassero a suo tempo cosa sarebbe accaduto con un'alleanza del genere. Adesso è inutile lamentarsi e opporsi cosa sta accadendo, cosa non sta accadendo. Stava nelle cose
Invece quello che io dico da cittadino, da attento lettore, che fa male, perlomeno parlo io personalmente, questo mettere sotto stress il sistema continuamente, perché un ricattare continuamente, mi passi questa espressione forse non corretta, però non puoi sempre stressare il sistema. Io ricordo quando non ci fu, cade... Stressare anche gli italiani, diciamo. Sì, parlo di loro, parlo degli italiani, evidentemente degli porto il sentimento non ne mio. Più. Ecco, non è possibile. Io ricordo quando è passato il governo Renzi, che arrivò Gentiloni, io lo sentivo ed ero rilassato, lo comprendevo, lo capivo, ma questo sarà un mio limite. Quindi adesso sempre buttare la palla avanti non va bene. Io credo ci debba essere responsabili, con grande moderazione, condivido le parole del Presidente, c'è una maggioranza, gli italiani hanno già espresso 2 anni fa, non 5 anni fa, una volontà. Se ci deve essere una democrazia, all'interno ci rifaccia quello che è da fare. Poi quanto a queste minacce, facciamo cadere il governo, tutti andiamo a casa, ma io credo che tutti quanto nel proprio intimo capiscano e sappiano che nessuno vuole andare al voto. Quindi porteremo avanti questa maggioranza, risponde a un requisito formale che è quello delle elezioni avvenute nel 2017, 18 quello che era, non mi ricordo neanche più, e quindi se deve fare un governo lo facciano. Ma basta che andiamo a vedere sondaggi per dire c'è una maggioranza diversa adesso, perché quella che è stata espressa è quella che è stata espressa con il voto. Senso di moderazione, la gente è stufa di questo continuo tirare la palla avanti. Adesso questo non c'è dubbio. Poche idee chiare, io la penso così, dopodiché si può fare che strategie si vuole. Poche parole, poche cose, ma ben fatte. Evidentemente si arriverà al nodo, ci sono importanti questioni da risolvere e bisogna fare appello al buon senso di tutti quanti. Secondo me basterebbe non il grande stratega, ma comportarsi come codice civile, il buon padre di famiglia, perché insomma, buon senso e onestà intellettuale anche nei fatti, a mio giudizio. Siciliotti, e così introduciamo anche l'argomento, Marzini ricordava abbiamo tanti problemi da risolvere e questa situazione certamente non aiuta non solo a risolverli ma neanche ad affrontarli, perché poi ci si perde in queste cose e si trova l'argomento del momento per quanto importante, ma si mettono gli altri alle spalle. Adesso per esempio si sta parlando delle modifiche al decreto sicurezza, poi si è parlato di altro in passato, a spot di alcune cose, però i macro argomenti poi vengono dimenticati. Si dimentica che l'Italia non cresce, si dimentica che abbiamo un PIL che negli ultimi 10 anni ha perso diversi punti percentuali, si dimenticano tante cose e si dimentica anche di affrontare il problema di come risollevare questa economia, come risollevare l'Italia dal punto di vista economico. Sì, io credo che la cosa che è più deludente è l'estrema distanza tra questo dibattito politico e i grandi problemi reali di questo paese. A livello internazionale noi abbiamo un mondo che deve combattere il virus cinese e non ne parlo dal punto di vista sanitario, ma per le conseguenze che questo potrà avere per l'economia dell'intero pianeta. Abbiamo un tema Brexit di cui nessuno sa esattamente quali conseguenze concrete potrà comportare. Abbiamo il tema dei dazi, dove c'è ormai un'economia che si protegge con norme antistoriche ma tremendamente reali. Abbiamo in casa nostra un paese che, come ha ricordato, non cresce, il tasso quinquennale di crescita è inferiore all'1%, ma quello che a me piace ricordare spesso, e se ne parla poco, questo è un paese dove la maggioranza dei cittadini italiani che hanno più di 14 anni non lavora, dove i giovani tra 25 e 30 anni, il 30% di questi non lavora, non si studia e non si forma. Questo è un paese dove si spendono più di 100 miliardi nel gioco d'azzardo. La domanda è: un paese che non studia, non lavora e gioca, che futuro può avere? E allora di fronte a questo noi vorremmo sentire una politica autorevole che ci dà delle soluzioni per il futuro. La prescrizione è un argomento sicuramente importante, ma non decisivo in questo momento. Lo è la velocizzazione dei processi, non il fatto che li rendo interminabili dopo il primo grado di giudizio o dopo il secondo, come si vorrebbe forse modificare. Non è quello che cambia. E poi non possiamo pensare che ogni volta c'è un giudizio divino. Prima l'Emilia Romagna e fra qualche mese altre 6-7 regioni. Non è lì. Cioè dovremmo affrontare il problema complessivo di questo paese, di alleanze e prese di posizione internazionale per fronteggiare questi grandi eventi e tener conto di un paese che è oggi in una situazione drammatica. Ecco, soprattutto lo sono piccolo, i nostri giovani. Noi nel nostro piccolo proviamo anche a dare qualche idea, no? Qualche possibile, qualche idea se lo spunto qualche possibile è strategia. Lo spunto è quello di come muovere l'economia
se non sbaglio, attraverso la ricchezza che gli italiani comunque detengono, accumulata. Ne abbiamo Allora parlato facciamo anche con. qualche numero per capire. Noi abbiamo un PIL che va da 1.700 a 1.800 miliardi, abbiamo un debito pubblico da 2.400 miliardi, abbiamo una ricchezza finanziaria privata, soldi, di 4.200 miliardi, di cui un terzo sono soldi di conto corrente, poi magari ce n'è qualcuno in più che sfugge a queste statistiche, ma non, sicuramente non di meno. Quindi noi abbiamo una ricchezza privata che è superiore del 75% rispetto al debito pubblico, qualcosa che i governanti del passato hanno visto con grande attenzione, immaginando di poter, che ne so, fare una patrimoniale, visto che ci sono questi soldi, o immaginando cose ancora più stupide, se mi posso permettere, cioè quello di tassare i denari che stanno nelle cassette di sicurezza. Rispetto a questo, ho già detto una volta che questi denari o sono di provenienza lecita e allora significa tassarli due volte, o sono di provenienza illecita e allora significa fare del riciclaggio di Stato. Tutte e due cose sulle quali non è possibile convenire. Ma invece l'idea di attrarre questi denari che stanno lì e i depositi in conto corrente aumentano perché rispetto a 10 anni fa sono aumentati, segno di rendimenti bassi, ma anche di una palese sfiducia nel futuro, meglio tenerli fermi perché chissà cosa succederà. Allora magari attrarli in un piano di investimento nelle grandi infrastrutture, premiandoli con una forte incentivazione fiscale, questo potrebbe essere un grande progetto paese. Cioè Cioè dire l'Italia, ad un imprenditore, ma anche a un investi i privato tuoi soldi, a un cittadino. privato cittadino, io raccolgo i tuoi soldi in prestito per Sì. realizzare una struttura, Per defiscalizzo realizzare. questo, ti do un vantaggio, anzi, più che defiscalizzo, è come se fosse un bot infrastrutturale, chiamiamolo Io così, ti do è degli incentivi corretto? fiscali, ti do degli incentivi. Beh, è tutto da studiare. Certo. Tu mi paghi meno IRPEF perché hai finanziato il tuo paese. Scusa, ma. Cioè, ragioniamoci su queste cose perché i 4.200 miliardi rispetto agli altri due numeri, faccio un esempio. Noi siamo dei soci di una società che fa 1.700-1.800 di fatturato, ha 2.400 di debiti, ma noi privatamente ne abbiamo 4.200. Che cosa faremmo in questa situazione? Con un debito superiore al fatturato, beh, patrimonializzeremo la nostra azienda, probabilmente per diminuire quel debito e per avere, come dire, macchinari, strutture più moderni, più adatti E a. sviluppare la nostra Questo attività. io credo che sia Ok, un sentiamo. argomento su cui riflettere. Facciamo un attimo di nuovo il giro, poi arrivo da lei, Diberto, vedo già pronto No, che mi con collegavo al sì, lo suo. facciamo subito. Chiederei a Senaldi su questa ipotesi per risollevare l'economia, mettere un po' in circolo i capitali che sono fermi, sostanzialmente perché non c'è fiducia in quello che abbiamo davanti, e quindi tutti i soldi che abbiamo sono in banca oppure diversamente immobilizzati, mentre si potrebbe sbloccarli attraverso un'iniziativa di questo tipo. Tutto da studiare, ma comunque è un'idea, è una strategia. Sì, è una strategia, però andrebbe un po' definita. Io penso che ormai che sia molto difficile convincere gli italiani a smobilitare il loro patrimonio e a portarlo su attività produttive. Perché noi negli ultimi 20 anni abbiamo fatto di tutto per frustrare in questo paese chiunque abbia iniziative imprenditoriali, ma di qualsiasi genere. Noi abbiamo due problemi sostanzialmente, che sono la giustizia e la burocrazia. Chiunque, anche solo abbia dovuto costruire un capannone nel giardino piuttosto che ristrutturare casa, sa che, a parte gli oneri fiscali pesantissimi, ma proprio. Ci sono procedure faraginose, lente, e siccome la vita umana molto spesso è più breve La dei tempi burocrazia. della burocrazia e della giustizia italiana, ecco, se noi non risolviamo questi problemi, il fatto che gli italiani abbiano dei soldi da parte e quindi non siano disperati, perché solo un disperato butta soldi
nell'impresa oggi come oggi, perché lo Stato non lo assiste, lo Stato lo vessa con le tasse, non lo assiste con la burocrazia, non lo assiste con la giustizia. Allora, siccome gli italiani hanno ereditato o sono riusciti a farsi un minimo di benessere, pensare che lo mettano in discussione per avere a che fare con il nostro Stato, con la nostra burocrazia, la nostra giustizia, finché non arriveranno alla disperazione, cosa che con questo governo arriveranno prima o poi, i capitali li lasceranno dove stanno. Allora, sentiamo anche Marzini a Trieste, che idea si è fatta in questo frangente in cui Sicilotti l'ha illustrata ed è arrivata anche, il primo commento, la parte giornalistica in questo caso, la parte del direttore di Libero. Poi avremo qui Di Bert e Isabella De Monte per la parte più politica anche. Ma guarda, la prima sensazione che ho, facendo un attimino un passo indietro, ho sentito parlare di buon senso, buon padre di famiglia e anche di stanchezza della gente. Ecco, l'impressione è che le persone di buon senso incredibilmente si trovino stasera solo in questo studio, perché da qui sono arrivate espressioni di questo tipo, mentre come ci rivolgiamo all'esterno vediamo che invece si va in tutt'altra direzione. Riguardo l'iniziativa, un investimento lo si dà a chi ti dà fiducia, a chi ti restituisce fiducia. Non andrei a scomodare le centinaia di migliaia e milioni di italiani che si sono visti perdere il poco tesoretto che avevano con fatica messo da parte in investimenti, suicidi. E qui non riapro la vicenda delle molte banche e di come sono finite nel nostro paese, ma è estremamente difficile pensare che oggi si vada ad investire sul pubblico rispetto a quello che il pubblico ti ha dato e ti sta dando in questi anni. Dal punto di vista tecnico credo che sicuramente potrebbe essere un'iniziativa originale e forse anche con un tornaconto reale e concreto per chi decidesse di intraprenderla. A pelle dico che in questo momento storico questo paese continuerà a tenersi i soldi, non dico sotto il materasso, ma quasi, fino a che non vedrà un'inversione di tendenza, un segnale che possa dare quella fiducia che la politica di questo governo, ma mi permetto di dire anche dei precedenti, sicuramente non ha dato. Allora, Di Berta, lei scalpitava, poi vedo che anche Sicilotti è già pronto per fare qualche precisazione. No, non scalpitavo, mi chiedevo. No, dico in termini positivi, quello che ha detto. Non era un appunto che volevo farle. Condivido quello che ha detto il direttore di Libero io. Mi pare, adesso probabilmente non è la stessa cosa, ma c'è una certa analogia, quando è stata prevista la normativa per sistemare i monumenti italiani, no? È una bella opportunità con degli sgravi fiscali. Ecco, insomma, mi pare di capire che per quanto buona iniziativa fosse, e con importanti anche sgravi, si è visto ben poca roba, no? E quindi la conferma che l'italiano vede, potrebbe essere una buona idea, però dal punto di vista pratico, se non si ristruttura un sistema, che probabilmente non funziona, è sotto gli occhi di tutti, difficilmente andranno a smobilizzare il loro patrimonio per. Non so quali possono essere le garanzie, insomma, giustamente dal punto di vista tecnico potrebbe essere un'idea da analizzare. Prego De Monte. Allora, io apprezzo il suggerimento, ma anch'io credo che il fatto di pensare ad un investimento di risparmiatori sia in questo momento difficilmente pensabile. Cioè, ci sono due modi per intervenire sul risparmio. Disincentivo, sappiamo che si è parlato un po' di tempo fa di tassi negativi bancari che esistono anche in altri paesi, e dall'altra parte l'incentivo, quindi l'impiego del risparmio. Io penso che però questo impiego sia difficile per due motivi, innanzitutto per l'incertezza economica di questo momento, ma anche per la prospettiva, perché comunque le persone sanno che avendo una pensione diciamo piccola, ecco, rispetto alle esigenze che probabilmente si manifesteranno dell'età avanzata, rispetto alla sostenibilità quindi della vita, è necessario fare ricorso al risparmio, quindi in maniera molto prudenziale tengono i soldi da parte pensando a questo, quindi al rischio proprio di non avere sufficienti risorse per affrontare i prossimi anni che hanno davanti. E dopodiché dobbiamo pensare invece ai privati imprese,
questo sistema già esiste sia per gli investimenti pubblico-privati che, vuol dire, sono stati anche un po' disincentivati, perché comunque il tetto appunto di Poste Finance è passato dal 70% del pubblico al 30%. Dall'altro abbiamo esempi molto concreti che sono ad esempio quelli delle concessioni autostradali, quindi il cosiddetto prolungamento delle concessioni, che tecnicamente è stato un, o sarà, ecco perché la procedura ancora non si è conclusa, un riaffidamento della concessione, ha come contropartita la necessità che i privati facciano investimenti cospicui. Pensiamo alla Gronda di Genova, per esempio, lì sono 4 miliardi. Allora, si è già avuta la decisione della Commissione europea, si è deciso di non procedere, perché appunto sappiamo che i 5 Stelle sono nettamente ostili, ma c'è la necessità di fare un investimento lì, e c'è dall'altra parte la possibilità di investire delle risorse. Allora, non possiamo avere sempre dei no da tutte le parti perché qualcuno pone il veto. Laddove c'è una concreta possibilità, cerchiamo di percorrerla. Prego, Siciliotti. Abbiamo raccolto un po' di pareri. Certamente. Io sono completamente d'accordo che non sia affatto facile. Chiaramente l'atteggiamento del cittadino di fronte alle opere pubbliche è caratterizzato da anni di ritardi, malcostume, corruzione, disastri ambientali, quindi non c'è nessuna predisposizione positiva. Aggiungo un ulteriore fatto negativo: la sfiducia nella politica, perché indubbiamente una politica che cambia colore ogni tu immagini che il patto che hai fatto con questi poi gli altri lo contraddicono. Per questo io penso che ci sarebbe bisogno di un patto per il Paese. Io ho scritto una volta non bipartisan, ma non partisan proprio, nell'interesse di questo Paese, delle giovani generazioni alle quali concorrono tutti. Perché è vero che è difficile, al limite quasi impossibile, ma perché no? Perché no? Ripeto, se fossimo una società privata e avessimo quei 3 numeri che ho detto, chi non metterebbe mano al portafoglio? Ma mi si risponde, beh, la mia società, è chiaro che ce le metto, ma questo è il mio Paese. E se non riusciamo a creare la fiducia nei cittadini che questo sia il loro Paese e contribuire a migliorarlo, sarà contribuire a migliorare l'esistenza dei nostri figli, dei quali ci siamo completamente dimenticati, perché non c'è una forza politica che oggi parli ai giovani, non ce n'è una. Questo è un Paese di pensionati e di pensionandi e sono le uniche cose che interessa la politica. Una proposta credibile per i giovani non la fa nessuno. E allora di questo credo, una politica che guarda al futuro e non guarda i giovani, ma che visione ha? Che lungimiranza può avere? E allora questa cosa che io ho detto è molto difficile, non è difficile. Probabilmente è impossibile in questo contesto, ma io devo ragionare delle cose impossibili perché lo resteranno sempre impossibili se nessuno ci prova. Io credo che con questi numeri sarebbe veramente una bella cosa e contribuirebbe anche a creare una nuova politica che si divide su alcuni temi, ma su altri assolutamente no, perché i giovani sono di tutti e il futuro è di tutti. Eh sì, i giovani sono di tutti. Senaldi, vedevo che ascoltava con attenzione, come fa sempre, ma volevo chiederle se ha un ulteriore intervento da fare su questa linea. Io ho anche dato un'occhiata a cosa si è scritto in questi giorni sul fronte degli investimenti, dei finanziamenti, anche consultandomi con lo stesso Siciliotti. Per esempio c'è un articolo di Penati sulla Repubblica dell'altro giorno in cui si parla di uno Stato che non basta a dare un po' la scossa, a muovere l'economia. Non ci può essere sviluppo senza un sistema finanziario efficiente, la finanza privata che ha fatto crescere i giganti della tecnologia negli Stati Uniti come in Cina. Da noi il problema è che il sistema finanziario è dominato da banche che puntano sui ricavi da commissioni, vengono spinte dalla regolamentazione a ridurre i rischi dei propri attivi, e quindi in tal senso il nostro sistema finanziario ha tutto l'interesse affinché gli italiani lasciano i soldi in banca. Questo mi sembra chiaro. Sentiamo Senaldi. Sì. Ma io no, mi ero scaldato un po' sul capitolo giovani perché mi sta particolarmente a cuore, no? Tutti noi siamo stati giovani, no? E noi sappiamo che da giovani si vive bene perché si sta in famiglia, cioè nella situazione si sta in famiglia, si fa quello che si vuole, bene o male, e non si hanno tutte quelle scocciature che si hanno nel mondo adulto, no?
Cos'è che alla fine ti spinge poi a diventare adulto professionalmente e a provare a scommettere su te stesso? Ti spinge il fatto di poter creare qualcosa di tuo, di poter, lavorando, impegnandosi, di poter avere delle possibilità. Ecco, io penso che quando si parla di giovani che non studiano più, che di giovani che non cercano neanche più il lavoro, io credo che non sia dovuto solo al fatto che non vogliono far niente, stanno bene a casa loro, e non si vogliono mettere in discussione. Io credo che l'Italia non riesca a dare l'esca. Cioè, io quando ho iniziato e non avevo nessuna voglia di lavorare perché stavo benissimo a fare niente, avevo la prospettiva che avrei potuto diventare padrone della mia vita, avrei potuto mettere via dei soldi, comprarmi una casa, mantenere una famiglia. Cosa che i giovani non hanno questa prospettiva. E dove la trovano? Purtroppo la trovano all'estero. E quindi vanno via. Vanno via sia quelli più qualificati sia quelli meno qualificati. E quindi non è vero che i giovani non abbiano tanta voglia di lavorare, tant'è vero che vanno perfino all'estero per farlo. Una cosa che per esempio a me da ragazzo sarebbe costata, mollare la famiglia, gli amici, tutto il mio habitat. E quindi però è chiaro che un paese che ti scoraggia a questo punto, e allora i giovani migliori, ma ormai anche quelli non migliori, se ne vanno. Il problema poi non è tanto che se ne vanno, perché se vanno e tornano indietro va anche bene, il problema è riportarli indietro, è che quando vanno via poi si trovano così bene all'estero che difficilmente fanno il percorso inverso. E chi glielo fa fare? E perché dovrebbero farlo, giustamente dice lei. Marzini, allora, lei invece che cosa pensa sul discorso dei giovani? Intanto, che cosa si fa secondo lei o che cosa non si fa in Italia? E se vogliamo anche metterci la nostra regione per circoscrivere anche all'ambito locale in cui operiamo per i giovani. Apprezzo molto che questa trasmissione sia virata tra il chiacchiericcio politico dei talk della sera sul nulla, tra virgolette, di questa ennesima crisi di governo che si palesa e abbia virato verso i problemi reali. E da comunicatore avrete capito dai miei interventi che non sono né un tecnico né un economista, sono felice che si parli di giovani perché siamo nell'età che noi tutti stiamo cercando di sistemare in qualche maniera, tra virgolette, o di guidare i nostri figli verso il loro futuro. Nel nostro paese si fa poco o nulla, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista dell'attenzione mediatica per i figli. Si parla molto della risorsa giovani, però al lato concreto non si fa veramente nulla. E mi rivolgerei proprio da osservatore, da comunicatore, da giornalista con qualche anno alle spalle di questa professione, anche proprio per invitare, questa sì è una missione impossibile, non tanto quella proposta da Siciliotti, di rivedere l'agenda di noi comunicatori, di noi giornalisti, di finire di correre dietro e di riempire pagine su pagine dei nostri giornali per stare dietro all'agenda politica sul nulla. Ma facciamo partire dall'opinione pubblica, facciamo partire, scusate, dai mezzi di informazione che devono arrivare all'opinione pubblica, i veri problemi di questo paese. Battiamo i pugni sul tavolo per dire smettetela di parlare del nulla e diteci come possiamo andare a risolvere determinati problemi. Questa è una missione difficile, perché sappiamo benissimo che ai direttori dei giornali, che ai direttori dei telegiornali va bene la diatriba politica, perché credono forse che faccia vendere qualche copia in più. Io comincio a essere più dalla parte di un pubblico che è stanco, che è sfibrato da queste baruffe, che vorrebbe per una volta avere un governo. È stato eletto, bene, lavora per 5 anni, fra 5 anni ti giudico, ti mando a casa. Noi siamo un paese dove appena qualcuno va al governo, dopo 2 settimane l'opposizione chiede le dimissioni. Non si può vivere in questo modo. Cerchiamo di fare qualcosa veramente per i giovani, perché attenzione, questi giovani sono i primi che non leggono più i giornali, che non li comprano più, che non guardano più i telegiornali, che non guardano i talk di approfondimento, perché non ci si ritrovano.
perché considerano tutto ciò una perdita di tempo. Diamoci una scossa anche noi che abbiamo forse ancora un minimo di potere, quando dico noi dico mass media, comunicatori, chi fa l'informazione, e cerchiamo di dare una mano alla politica che mi pare proprio non ci senta da questo punto. In pratica lei mi sta dicendo, Marzini, che vorrebbe che Libero domani, prendo Libero ad esempio perché abbiamo Senaldi con noi, anziché titolare Renzi vuol tirare a campare, titolasse abbiamo trovato una ricetta per valorizzare i nostri cervelli. Questo è il discorso, mi sembra di aver capito. Lo candiderei per il Pulitzer. Sarebbe un segnale importante. Credo che anche noi giornalisti abbiamo delle responsabilità a riguardo su come sta andando la politica. Credo che anche noi si abbiano delle forti responsabilità. Per carità, ognuno fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro, chi è in pista sui giornali politici ancora di più, però una riflessione almeno inviterei a farla. Se non vogliamo perderci questi giovani per strada fra Inghilterra, Germania o addirittura oltreoceano, come sta giustamente accadendo, chi ha la possibilità di farlo e chi ha la possibilità di scappare, non tutti ce l'hanno. Titoliamo domani sui giovani o su Renzi che vuol tirare a campare? Beh, noi domani né sui giovani né su Renzi, però noi abbiamo spesso titolato sui giovani ma anche sui vecchi, diciamo così. Forse i giornalisti hanno qualche responsabilità, ma io credo che purtroppo la maggior parte di responsabilità ce l'abbiano nei politici, che forse non credono neanche molto loro in loro stessi. Ovvero sia, qui si dice che ci sono troppe elezioni, no? Che ogni mese, ogni due mesi si va a votare per le regionali, e che quindi, ma in realtà i politici sono attenti al sondaggio settimanale, no? Ecco, questa però non è un'ossessione giornalistica, questa è un'ossessione dei politici, perché io credo che i sondaggi settimanalmente uno perde lo 0,3, sale dello 0,5, allora fa una dichiarazione, ma che senso ha? Poi abbiamo visto che la politica la fanno i numeri, gli italiani non voterebbero più 5 Stelle, solo il 15% li voterebbe, ma siccome 5 Stelle 2 anni fa ha raggiunto il 34%, è il padrone del Parlamento e decide di governare un giorno con la Lega, un giorno nel PD, e adesso Renzi, abbiamo iniziato la trasmissione, dice vuole mandare a casa Conte, ma senza 5 Stelle non può mandare a casa Conte, non può fare nulla. Quindi forse i politici che fanno questo lavoro qui, mi spiego, noi giornalisti abbiamo i nostri problemi, ma non è che io cambio linea ogni settimana a seconda del fatto che quella settimana lì ho venduto una copia in più o una copia in meno, perché di questo stiamo parlando, non 30.000 copie in più o 30.000 copie in meno, no? Allora, se io ho una linea, non la cambio se ho quel lunedì lì un risultato in edicola che non mi aspettavo. Diverso, dopo 6 mesi posso rivedere se sto sbagliando linea o no. Ecco, questa cosa che noi giornalisti abbiamo la forza di fare, perché noi i giornalisti, non solo Libero, ma anche gli altri giornali, anche i giornali che non mi stanno simpatici, non cambiano linea ogni 5 minuti, e viceversa i politici, che invece hanno 5 anni di scadenze, non devono vendere tutti i giorni, come noi che invece dobbiamo, accidenti, vendere tutti i giorni, e quindi saremo più legittimati a farlo. I politici che hanno una scadenza di 5 anni si sentono in dovere di cambiare ogni 5 minuti per il sondaggio, perché così possono comandare i sottoposti, seguono il capo e via discorrendo. Quindi noi giornalisti avremo le nostre colpe, ma i politici alla faccia. E allora tiriamoli subito in ballo i politici, cominciamo dalla De Monte, rimaniamo un attimo su questi argomenti, però poi Sicilotti alla fine torneremo sul discorso infrastrutture, perché abbiamo anche intervistato il professor Sandro Fabbro, anche sui giovani, ma chiuderemo perché abbiamo intervistato Sandro Fabbro, professore di politiche territoriali e urbanistica dell'Università di Udine, che ci ha dato anche il suo parere e ha aperto anche un altro fronte, perché lei ha parlato delle ricchezze finanziarie, i soldi e altri tipi di ricchezze finanziarie, lui ha parlato invece di ricchezza immobiliare, il patrimonio immobiliare. Ma continuiamo un attimo sul discorso dei giovani, perché è proprio vero che non ci sono le opportunità in Italia, lei è stata in Europa come europarlamentare, è anche vero però che probabilmente siamo anche
non riusciamo neanche a sfruttare quelle che sono le opportunità che arrivano proprio dall'Europa. Sentiamo spesso fondi non utilizzati, leggi che non vengono neanche riportate in Italia, non si conoscono, quindi è corretto dire che in Italia diamo poche opportunità, però è forse anche corretto che siamo anche poco preparati su quello che offre il panorama. Sì, allora, beh, intanto dobbiamo parlare di più di Unione Europea, visto che parliamo di giornali, perché vedo le cose che stanno migliorando, però abbiamo bisogno anche di far conoscere le cose positive dell'Unione Europea, perché queste sono positive, cioè l'accesso ai fondi, ma anche tante altre cose. Io, ad esempio, avevo creato un apposito sito per la ricerca delle opportunità, dei fondi, un sito accessibile a tutti, non occorre essere dei progettisti europei, proprio perché è vero, noi abbiamo uno scarso accesso ai fondi, poi bisogna distinguere, se parliamo ad esempio di corridoi europei, quindi di infrastrutture, in linea generale certamente dobbiamo migliorare, ma a parte la questione dei fondi, dobbiamo conoscere le opportunità, ecco, pensiamo ad Erasmus per esempio, ecco, non sempre è accessibile, però è un programma europeo, non è un programma, che ne so, delle università. È un programma che si è allargato alla formazione. Se vogliamo parlare di giovani, dobbiamo anche dire che vanno all'estero ed è giusto che sia anche così per la formazione e per l'apprendimento delle lingue. Poi il problema, lo dicevate anche voi, è il ritorno. Però dall'altra parte anche chi cerca di attrarli, per esempio nel Regno Unito c'è il prestito d'onore, quindi a chi studia viene data la possibilità di accedere appunto a questo prestito con la possibilità poi di restituirlo quando lavorerà. Ci sono tante cose da poter fare, non ho certamente io la ricetta concreta, ecco, in questo momento che dia ogni garanzia, però dobbiamo agire su più fronti. Non ultimo, ad esempio, quello dell'accesso all'abitazione, perché prima il direttore Senaldi diceva: io fino a una certa età sono stato a casa perché stavo bene così, no? Anche per una questione economica. Quanti oggi si possono permettere di uscire da casa, pagarsi un affitto? Perché negli anni è aumentato il costo degli affitti, è in generale una situazione che si sta aggravando, pensiamo alle metropoli, pensiamo a Londra, pensiamo alle grandi capitali. Ecco, questo però sta accadendo in generale, quindi la possibilità per i giovani di poter avere un lavoro fisso, di poter avere un loro appartamento, è difficile, no? Anche l'autonomia, e questo incide anche obiettivamente sul fatto di crearsi una famiglia. Quando i giovani riescono ad avere una sufficiente certezza di vita lavorativa, stabilità, casa, per poter poi anche avere una vita autonoma come famiglia. Ecco, su questo noi dobbiamo ragionare. Certamente poi incide il fatto che lo stipendio medio italiano a livello di laureati, a livello anche di persone con un'elevatissima formazione, ecco, non è paragonabile a quello che possono avere in altri stati. Quindi obiettivamente non abbiamo una situazione in che è paragonabile in questo momento. Anche i servizi che certamente vengono offerti servizi, a chi si sposta. Assolutamente. Ecco, quindi se lei mi dice lo scenario visto, per come l'ho visto io, a livello europeo, ecco, dico, ci sono tante cose da fare per dare opportunità anche di lavoro e di investimento che arrivano da fondi europei, ma ci sono anche tanti altri esempi che io ho potuto vedere, insomma, che funzionano in altri stati, che potrebbero essere impiegati anche in Italia. Noi, ecco, abbiamo un'accezione negativa dell'Unione Europea, ma in realtà molte cose possono essere copiate. Faccio un esempio pratico: il funzionamento del Parlamento europeo è molto più efficiente di quello italiano. A livello italiano ogni disegno di legge o progetto di legge, come lo vogliamo chiamare, ecco, Liberti dice che non è così, leader. Lei mi dà l'assist. Devo portare camionate di carta da una sede all'altra. Questo per la doppia sede che deriva da un trattato, e per cambiarlo dobbiamo avere il consenso della Francia, che non è propriamente... Ma a che costi? Ecco, sicuramente, se fosse io sono la prima a dirlo che andrebbe eliminata, poi bisogna trovare il consenso unanime, qui apriremo un mondo legato al funzionamento. Però una cosa che funziona è l'efficienza anche della tempistica, perché noi oggi abbiamo un sistema parlamentare, perché le cose fanno fatica ad andare avanti, perché abbiamo un bicameralismo e un sistema che è in grado di frenare i passaggi in maniera continuativa. Adesso qua vediamo le immagini di quando Salvini era parlamentare europeo, vabbè, non apriamo questo. Immagini di repertorio. Sì, era immagini, no, a livello di Strasburgo era presente, a Bruxelles che era assente, ma voglio dire... Giustamente, no, io ci sono. Lo dica lei, Liberto, non si preoccupi. No, quando qualcuno ha voluto, in un recente passato, col bicameralismo, ha fatto leggi anche in 20 giorni, quindi non è che non funziona, sono le persone che non lo fa funzionare. Beh, insomma, 20 giorni non direi, perché tra i passaggi in commissione, cioè dobbiamo avere dei decreti legge per poter fare una velocizzazione di questo tipo. Abbiamo
un sistema che è molto in mano ai governi, quindi dobbiamo anche in questo senso migliorare. Per fare le riforme bisogna avere anche delle macchine efficienti, no? Perché io posso ben voler arrivare soltanto in una destinazione rapidamente, se però una macchina che non corre faccio fatica a raggiungere i risultati. Sicilotti, sui giovani? Bah, sui giovani io trovo che se facessi la domanda quali norme di legge sono state fatte sui giovani negli ultimi 10 anni, praticamente nessuna. Garanzia giovani che non ha funzionato, detassazioni delle assunzioni con una visione dei giovani solo nell'ottica del lavoro dipendente. Completamente, come dire, sconosciuti i giovani autonomi. Quindi io credo che invece di sprecare soldi per pagare chi non lavora, quota 100, reddito di cittadinanza, e anche per pagare, mi sia consentito, chi comunque un lavoro ce l'ha, di natura dipendente, il bonus degli 80 euro che adesso arriverà a 100, io un robusto programma di detassazione del lavoro giovanile l'avrei fatto, e questo sarebbe stato un segnale di speranza e di fiducia nel futuro. Questo Paese, se non investe nel suo futuro, un futuro non ce l'avrà mai. E qui si vive solo di presente, e questo è forse il lamento più forte che da cittadino mi sento di fare. Beh, abbiamo chiesto prima a Marzini anche che cosa si fa eventualmente in regione per i giovani, rimbalzo anche la domanda su di lei, di Berte, che è componente di un movimento che sostiene la giunta Fedriga, e avete anche un assessore che è proprio un assessore, tra l'altro un assessorato importante, quello all'attività produttive. Beh, insomma, allora, se parliamo di giovani, adesso il 3, 4, 5 marzo andremo ad approvare in Consiglio regionale la nuova legge, il disegno di legge 80 in materia del cosiddetto sviluppo impresa, che non vuole buttare via assolutamente nulla del passato, perché tante cose buone sono state fatte, penso alla legge 3 del 2015, con questo tecnicismo mi passi, ma va a fare una serie di manutenzione su certe disposizioni e mentre anche un qualcosa di programmatorio. Venendo al caso specifico dei giovani, c'è un articolo, che non ricordo quale, che con dei contributi cerca di richiamare da parte delle aziende giovani che hanno fatto esperienze importanti all'estero. Quindi un tentativo c'è, è proprio messo nero su bianco. E pertanto, però, non è la soluzione al problema. Secondo me il problema è molto, ma molto più ampio. Bisogna essere molto più attrattivi, e condivido quello che ha detto. Cioè incentivare le aziende a prendere in carico ragazzi che hanno fatto esperienze all'estero. Non si rischia poi di penalizzare quelli che rimangono qui per motivi... Ma allora, come facciamo? Dobbiamo richiamare in qualche maniera? Qualcosa dovremmo fare? Da qualche parte dobbiamo partire. Ci sono delle contraddizioni, però... ci sono delle contraddizioni. Però sono molti più quelli che rimangono qui che quelli che vanno fuori. Beh, allora, fino ad ora abbiamo detto che tutti i giovani vanno andare via. Io ho tre figli, non vedo l'ora di andare all'estero, ahimè, e hanno già fatto tutti l'estero. Io spero che restino qui. Se vanno all'estero, mi auguro, ma questo non è antitetico a quelli che restano, attenzione. C'è comunque un incentivo alle aziende a far rientrare i famosi cervelli che stanno uscendo. Dall'altra parte si deve, con delle politiche fiscali, che insomma io non sono un economista, non posso improvvisarmi tuttologo, si faccia in modo di intrattenere, e quale? Può essere solo leva fiscale. Mi pare di capire. Altre cose non vedo. Poi bisogna in qualche maniera affascinare i giovani a fare politica. Si parlava prima che nessuno vuole fare politica, ma insomma politica è inteso come dedicarsi alla comunità. Non è tutto a buttare via, non si può dire che la politica è una porcheria, non è assolutamente vero. Bisogna iniziare, sta a noi dare il buon esempio ai giovani, perché è vero che bisogna creargli opportunità di lavoro, di uscire di casa, ma bisogna anche attrarli in senso buono a impegnarsi per il futuro del loro paese. E abbiamo tanti, ma tanti bravi ragazzi, questo ve lo posso assicurare. Allora, dobbiamo tornare all'argomento che abbiamo utilizzato come argomento centrale di questa trasmissione. Vi faccio ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con il professor Sandro Fabbro dell'Università di Udine, che ha anticipato il discorso dei dati. Il PIL negli ultimi 10 anni in Italia ha perso 5 punti percentuali, in Friuli Venezia Giulia 8 punti percentuali, Nord-Est 2%, dice Friuli Venezia Giulia ha una situazione di una performance negativa. Che cosa fare? Oltre all'idea suggerita da Sicilotti, ce ne sarebbe anche un'altra che riguarda il patrimonio immobiliare degli italiani. Sentiamo il professor Fabbro. A livello regionale noi abbiamo 100 miliardi circa di valore immobiliare, dei beni immobiliari privati.
Se noi decidessimo di promuovere a livello pubblico, con una leva pubblica, l'investimento privato per la manutenzione e la riqualificazione degli immobili privati, potremmo pensare di spendere intorno a 1 miliardo all'anno. Permetterebbe intanto di recuperare il valore immobiliare perduto nei 10 anni per mancanza di investimenti e di riqualificazione e di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico ma anche privato. 10 miliardi in 10 anni possono essere riattivati grazie a una leva pubblica che sia pari almeno al 25-30% di questa cifra. Questa è una dimensione elevata, ma non impossibile per il bilancio regionale, perché parliamo di un ordine di grandezza intorno al 5% del bilancio regionale annuale. Il problema è motivare i privati, perché dobbiamo dare ai privati la spinta a voler operare questa riqualificazione dei loro beni immobiliari. Per fare questo dobbiamo intervenire soprattutto sulla riqualificazione del loro bene, quindi far capire ai privati che attraverso questa spinta di riqualificazione noi possiamo migliorare dal punto di vista funzionale, modernare dal punto di vista funzionale i loro patrimoni e renderli, per così dire, più efficienti, meno costosi. Questo si fa attraverso due operazioni, soprattutto lavorando sulla riqualificazione energetica degli edifici e sulla riqualificazione dei contesti locali, ecco, territoriali, urbanistici delle città e dei territori. Queste sono le due grandi operazioni. Allora io dico, il dottor Siciliotti ha ragione a parlare di investimenti infrastrutturali, ma dovremmo prima di tutto pensare agli investimenti diffusi sul territorio che riguardano le famiglie, che riguardano centri grandi e piccoli, realtà urbane grandi e piccole che possono essere riqualificate a partire proprio dalla riqualificazione dei beni immobiliari privati. Allora, qui si parla della ricchezza del mattone, quindi gli immobili degli italiani. Si è partiti dal discorso del Friuli Venezia Giulia, perché l'analisi è stata fatta sulle cifre che riguardano la nostra regione, ma è un discorso che può essere allargato a tutta Italia. Io vorrei andare da Senaldi, che poi salutiamo perché deve chiudere il giornale e farci il titolo sui giovani. Senaldi, lo ha promesso, così la candidiamo al Pulitzer. Grazie all'aiuto di Marzini da Trieste. Scherzi a parte le chiedo, la politica dovrebbe un po' ascoltare quello che arriva dalle persone che studiano, che hanno anche una preparazione in determinati settori, perché poi a prescindere dalla fattibilità o meno di quello che si è detto, sono delle idee. Quindi questa sera qui abbiamo parlato di un qualcosa di concreto, ripeto, a prescindere dalla fattibilità, e non del nulla, non della fuffa. Guardi, la politica certo che dovrebbe ascoltare, poi però noi dobbiamo anche dire che, ahimè, chiunque Di Maio, Salvini, Renzi stesso, Zingaretti, chiunque avesse un'idea anche buona oggi in politica, non potrebbe dargli seguito, perché i politici si sono divertiti, diciamo così, da 30 anni a questa parte, a costruire, a continuare a cambiare sistema elettorale, e ogni cambio di sistema elettorale garantivano un Parlamento sempre più ingovernabile. Questo perché? Perché nessuno potesse dire ho perso e perché tutti potessero dire ho vinto. Quindi noi potremmo produrre delle idee meravigliose, fare invidia a Roosevelt, però poi sarebbero oggetto tutte di un compromesso politico, perché noi, e anche adesso, no, cosa vogliono fare? Vogliono portare il proporzionale. Noi non ci dotiamo di un sistema elettorale per cui chi vince governa per 5 anni e poi renderà conto. Perché? Perché noi abbiamo paura
che uno poi governa e si faccia i fatti propri. Quando Salvini ha detto vorrei i pieni poteri, noi abbiamo detto questo vuole invadere la Libia e l'Abissinia. Non voleva invadere la Libia e l'Abissinia, voleva semplicemente governare senza dover rendere conto ogni 5 minuti su ogni mossa, cosa che deve fare Conte, no? Chi è che può dire se Conte è un bravo premier o un cattivo premier? Io non sono in grado di dirlo, perché poveraccio, non ha preso una sola decisione. È vero che non ha preso neanche un solo voto, ma non è in grado di decidere nulla. Zingaretti è uno che deve far star tranquille 100 persone, 100 teste diverse. Chi può dire se sarebbe un buon amministratore? Forse, ecco, se noi vediamo come ha amministrato il Lazio, potremmo dire non è un grande amministratore. Però, insomma, Renzi è stato l'ultimo che noi possiamo valutare, perché ha fatto un blitz, si è portato via il piatto, e gli italiani però non hanno gradito, e questo, e infatti poi il giudizio è inappellabile, è ancora lì fermo al 4%, nonostante sia un uomo senza dubbio di notevoli talenti. Però se noi non ci dotiamo di un sistema elettorale per cui chi vince governa e può fare male, certo, ma anche magari fare qualcosa di giusto, noi non ne verremo mai fuori. Se appena uno dice vorrei governare gli diamo di fascista, non ne verremo mai fuori. Beh, però è pur vero che al di là di dire voglio i pieni poteri, poi di concreto non abbiamo sentito negli ultimi anni da nessuna forza politica andare verso questa direzione, perché poi tutti, anche sul discorso di legge elettorale e sistemi, alla fine vengono al compromesso per vari motivi, perché c'è una situazione evidentemente talmente instabile nel paese, anche dal punto di vista dei consensi, che oggi Salvini può dire ho più del 30%, ma magari nel momento in cui si sta discutendo di cambiare un sistema non gli conviene più e quindi si ferma lì. Quindi siamo purtroppo a un cane che si morde la coda. Perché nessuno vuole andare a casa. Cioè Cameron, diciamo, ha fatto un referendum, l'ha perso, è andato a casa, non ha rotto le scatole, malgrado ci abbiano impiegato 3 anni a fare la Brexit, e lui era contro la Brexit, e l'ultimo anno ha guadagnato, mi sembra, 30 milioni di sterline, quindi sta molto meglio adesso che a Downing Street. Obama ha messo da parte 280 milioni di dollari da quando ha smesso di fare il presidente. Cioè noi, questo forse perché sono dei politici di maggior livello rispetto ai nostri, perché io non credo che Conte, se smette di fare il premier, poi l'anno prossimo denuncia 280 milioni di euro, no? E allora cosa succede? Abbiamo purtroppo della gente, di persone di mezza tacca, ma noi, il politico, governi 5 anni, ti confermano, governi altri 5 anni, dopo vai a casa. Questo succede nelle democrazie che funzionano. Cioè Blair ha smesso di far politica a 50 anni, Obama ne avrà avuti 54, che ne so. Però se noi vogliamo rimanere lì fino a 300, non ce la facciamo. Grazie al direttore Pietro Senaldi. Domani leggeremo con attenzione il suo titolo e poi vedremo se candidarla oppure meno al Pulitzer. Grazie Senaldi. Tema interessante questo prego, che abbiamo più volte lanciato nella nostra trasmissione, cioè serve che l'Italia si doti di un sistema che permetta a chi vince le elezioni di governare, come avviene nelle regioni, per esempio, dove chi vince governa e poi è sottoposto a giudizio degli elettori dopo 5 anni. E dunque, secondo me, questo è un passaggio fondamentale. Partirei da Isabella De Monte su questo. Bisogna arrivare a questo, anche se prima o poi speriamo ci si arrivi, altrimenti ci ritroveremo qui ogni volta a fare trasmissioni in cui si parla di instabilità e di difficoltà ad andare avanti, di compromessi e di problemi che non si risolvono e non si affrontano nemmeno. No, assolutamente. Beh, poi abbiamo in comune il fatto che abbiamo fatto i sindaci, quindi includiamo esatto, anche questo. Anche nei comuni, anche nei comuni che è un sistema così Maggioritario, sì. Ma ricordo anche il sistema europeo, dove nonostante vi sia un sistema proporzionale, ma lì è chiaro, è una cosa completamente diversa. Comunque il quinquennio è assolutamente garantito. Fa. Dopo sì, ci sarà una nuova sfida sulla commissione, quindi si valuterà che cosa proporre per il prossimo quinquennio. Certo, è un problema che al momento è risolto anche per il fatto che dobbiamo ricordare abbiamo un sistema differente di elezione tra Camera dei Deputati e Senato. Certo. Cioè abbiamo al Senato elezione su base regionale, poi se ci aggiungiamo appunto l'effetto della legge elettorale ha creato negli ultimi anni, no, però anche in passato, insomma, adesso non diamo la colpa ai politici ultimi, cioè ai governi balneari, sappiamo bene che ci sono sempre stati.
Il fatto di avere invece un'idea che possa avere una stabilità nel tempo, secondo me, è fondamentale. Questo dobbiamo ripartire prima ancora forse che dalle leggi elettorali, secondo me da un'idea proprio di partito che deve tornare ad una diciamo unicità di idea che prosegue nel tempo. Cioè, non è che possiamo cambiare. Se per esempio idea. Il Partito Democratico negli ultimi anni ha visto creare tante piccole entità diverse, correnti, scissioni. Sì. Con percentuali che poi alla fine vanno a togliere dal Partito Democratico, da sole riescono soltanto a dar fastidio come fa Renzi, ma più di quello, se non supera una certa percentuale non può fare, dovrebbe essere proprio anche la politica stessa a darsi in tal senso una regolata, ma come lo si fa se non si hanno delle regole per cui si è costretti a farlo? Questo è il mio dubbio. No, se iniziamo a parlare, non so, di vincolo di mandato e cose simili, non sono più, d'accordo. Lo so, però, Diciamo che il fatto di avere in qualche modo... Prego? Sei d'accordo o non sei d'accordo? No, sul vincolo di mandato non sono d'accordo. Cioè non è previsto in Costituzione e quindi... Vabbè, si può cambiare. No, non sono... È il sistema grillino, sul vincolo di mandato? No, quello ti sto dicendo. No, voglio dire all'interno. Quando una volta eletto, questi passaggi da un partito all'altro durante il mandato elettorale. Beh, quelle sono regole parlamentari, però, e non c'entrano con le leggi elettorali. No, la Costituzione dice che tu non hai un vincolo di mandato. E non c'entrano con la Costituzione. Questo sarebbe già una grande cosa questa. La Costituzione prevede che non vi sia il vincolo di mandato e sappiamo bene che l'idea di cambiarla è quella dei 5 Stelle. Gli altri partiti, che io sappia, non sono minimamente d'accordo in tal senso. Ma al di là di questo, non stiamo parlando però di una serietà della politica. E io ho aderito ad Azione perché secondo me ci deve essere coerenza, perché io vorrei dire in questa trasmissione la parola coerenza, cioè di un'idea che matura e si mantiene nel tempo, e che questo corrisponde all'ideologia. Se un partito non ha l'ideologia, se un partito non riesce a determinare insieme ai propri iscritti un'idea da portare avanti a livello amministrativo, a livello legislativo, allora che senso ha? Tanto vale candidarsi ognuno per conto suo, cioè a quel punto lì non rinunciamo addirittura alla figura dei partiti. Secondo me bisogna tornare proprio anche ad un'etica di partito e di politica. Lì poi si crea, secondo me, un percorso. Ecco, non è il fatto che esistano diverse forme anche di partito, vuoi le correnti, vuoi sistemi diversi. Sì, però se diamo la possibilità a Renzi di staccarsi, di formare un partito con il 3, più per cento, perché non arriva al 4, di minacciare il governo, vuol dire che... Ma guardate che questo è già successo, vuol dire che con qualcosa Prodi non funziona. E Renzi non c'era. Lasciamo stare, adesso c'era, mettiamo, ecco. Stiamo prendendo quindi Renzi perché è l'ultimo in ordine di tempo, certo, poi possiamo fare la storia di tutti i governi caduti per questo tipo di situazioni. Il sistema va cambiato. Negli anni, vi ripeto, è sempre stato uguale, proprio per il fatto che esiste un sistema istituzionale che purtroppo lo permette. Ma lei lo ritiene, ecco, quindi purtroppo no, mi fa capire che lei non lo ritiene bisogno, giusto. Io sono d'accordo con quanto è stato detto, cioè il fatto di avere una durata temporale di 5 anni, ma non è facile. Col sistema di adesso è impossibile, non solo non è facile, al momento è impossibile. Non è così facile, però è quello senz'altro l'obiettivo. Io credo che gli orizzonti temporali siano del tutto deleteri, innanzitutto perché creano incertezza, secondariamente perché comunque per riavviare una legislatura ci vuole tempo, cioè per avere le commissioni permanenti, certo, per formare appunto il governo che abbia la fiducia, che sia riavvii la macchina, per avviare anche l'attività dei ministeri, cioè ci rendiamo conto quindi che noi abbiamo d'accordo su una parte, stabilità temporale, sì, di chi viene eletto e di chi va, sì, a governare. Però la responsabilità in questo momento è anche del governo, che deve ancora nominare i sottosegretari. Buona parte dei sottosegretari non hanno una delega oggi. Perché succede questo? E torno al punto di partenza, perché non si riesce a raggiungere un accordo ai nomi. Facciamo un esempio pratico: ministro Di Maio non vuole dare delle deleghe sul commercio estero perché come Movimento 5 Stelle se le vogliono ottenere. Vabbè, questa è tutta conseguenza del discorso che abbiamo fatto finora. Si va avanti per compromessi, quindi, o per convenienze, quindi non si riesce a avere idee ben definite nel portarle avanti, ma essere trasparenti coi cittadini, perché oggi però non possiamo avere dire che un governo sia un'alleanza sulle idee queste, però bisogna avere i numeri. Senza i numeri poi si rimane bloccati sulle idee e vanno avanti quelli che hanno qualche numero in più e fanno i compromessi, e ci troviamo a questo punto. Di Bert, su questo argomento, per arrivare a chiudere poi... Sì, credo ci debba essere delle regole di ingaggio fin dall'inizio. A mio giudizio tutti questi cambi di casacca, all'ultima tornata mi pare il 50% hanno fatto un cambio. Non fa bene alla certezza e alla stabilità. Nel momento in cui uno aderisce a un movimento, santo Dio, deve essere conseguenziale. Questo è il mio parere, questo è il mio modesto parere.
perché altrimenti le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Io torno a dire, ma no, ma ti sto dicendo che bisognerebbe cambiare, sto dicendo cosa bisogna fare, quando detto bisogna dare stabilità. Io lancio una proposta, la mia proposta può anche sembrare una sciocchezza, ma io sono convinto che nel momento in cui uno inizia un mandato e magari resta vincolato a quella promessa, a quel giuramento che ha fatto in un certo senso, beh, vedi come le cose cambiano. Ma il fatto di trovare questi governi balneari, come dicevi, la gente si unisce, mette sotto stress il sistema, secondo me non va bene, non porta a niente. Quindi certezza delle regole, se sono da modificare, si modifichino, previo un patto assolutamente trasversale tra le forze politiche e tra le istituzioni, perché secondo me bisognerebbe resettare tutto e ripartire, perché ogni cosa è una sedimentazione spesse volte incongruente, incompatibile con quello che è stato fatto prima. Vedi, assistiamo a una eruzione normativa, è facile dire, si parla di infrastrutture, un povero tecnico comunale che deve avviare un'opera pubblica non sa quale normativa applicare. C'è un codice degli appalti, il 50 del 2016, recepimento di normativa europea, che è un disastro. Abbiamo una specialità regionale che è la legge 14, non sappiamo quale applicare. È un disastro. La nostra specialità che non passiamo o non sappiamo fino a dove portarla, e abbiamo una regione Trentino Alto Adige che guarda caso riesce a farsi la legge e a far funzionare, perché ragazzi questo famoso volano lo hai anche se le nostre imprese del territorio lavorano. Certo. Domani sarà ben un problema sul trasporto locale, vedrete chi ha vinto le gare, cosa è venuto fuori e cosa verrà fuori. Allora andiamo a Trieste Ramarzini per chiedergli un ultimo intervento e salutare il direttore di Yes Magazine, sperando che si sia trovato bene con noi e che magari torni a trovarci nelle prossime settimane. Allora, discorso stabilità, discorso legge elettorale, sistema che non permette la stabilità. Mettiamoci d'accordo. Vogliamo il politico che parte da una scuola di politica, che impara a far politica magari dopo eletto, che matura una certa esperienza e cresce col tempo, o siamo contro la politica da dopo quanto è accaduto nel 93-94 nel nostro paese e vogliamo i politici dilettanti che li peschiamo in piazza tra la gente, tra l'uomo qualunque, e magari dopo 2-3 anni lo rimandiamo a casa e questo scompare? Questa è una cosa molto importante. Noi stiamo crescendo in un paese che odia la politica e pareva venire fuori questo anche forse da qualche mia interpretazione, da qualche mio suggerimento. Attenzione, non è così. Noi abbiamo bisogno della politica, ma abbiamo bisogno di una buona politica. Come riusciamo ad avere una buona politica con dei politici che sanno farla, ma che non possono per 5 anni un chirurgo mollare la sua professione e fare il politico, poi tornare a fare il chirurgo piuttosto che l'avvocato, piuttosto che il giornalista, che anche quello sarebbe da discutere. Mettiamoci d'accordo, abbiamo bisogno di una buona politica e dei buoni politici. Questa è la cosa importante. Dopodiché urlare contro la politica quando pigliamo dei dilettanti allo sbaraglio, e non voglio fare allusioni a determinati movimenti, a determinati partiti, sono tutti coinvolti, questo può essere una cosa sicuramente pericolosa. Se poi riusciremo un giorno a fare il partito dei rossi e dei blu, come succede negli Stati Uniti, come succede in Gran Bretagna, e non una forma di governo con 18 sigle diverse, forse sarà un passo in avanti, con tutti i rischi che questo può prevedere. Grazie a Giovanni Marzini da Trieste, direttore di Yes Magazine, grazie e arrivederci alla prossima occasione. Siciliotti, come vedi, ogni volta che partiamo da un argomento poi si finisce sempre a parlare di stabilità, di governabilità, di un sistema che non lo consente. Dunque questa è la dimostrazione più evidente che le cose sono connesse. Un paese che non riesce ad essere governato con stabilità non potrà mai risolvere tutti quei problemi che abbiamo più volte messo in evidenza. Ma io, da cittadino non impegnato in politica,
dico che spesso si parla per risolvere le situazioni di governi tecnici. Io credo che non ci sia affatto bisogno di governi tecnici, ma c'è bisogno di politici tecnicamente preparati. Questo sì, perché bisogna conoscere le materie di cui si parla, di cui si tratta. Io credo che sia veramente triste quando il potere in politica deriva dalla capacità di impedire piuttosto che dalla capacità di fare e di proporre. È questo che a me dispiace molto. Però, siccome so che siamo in chiusura, mi permetta una battuta sul nostro argomento, l'argomento delle infrastrutture, che non voglio riprendere, ma 40 anni fa, quando io studiavo economia, il circolo virtuoso dell'economia era risparmio uguale investimento, investimento uguale lavoro, lavoro uguale risparmio. Questo è il circolo virtuoso. Se noi non mettiamo in piedi questo circolo virtuoso, questo paese non lo salveremo mai. È molto difficile, quasi impossibile. Qualcuno vedendo le cose che sono dice perché, e qualcun altro vedendo le cose che sogna dice perché no. Io credo che noi dobbiamo essere da quest'ultima parte. Io vi ringrazio, ringrazio Isabella De Monte, Claudio Siciliotti, Mauro Di Bert per essere stati con noi, e grazie a voi per averci seguito. Torniamo la prossima settimana, come sempre, Double Tonight, argomento giustizia. Arrivederci.